Abruzzo Destination Wedding 2022, i protagonisti sono i buyer in questo caso, e qualche volta hanno un lavoro molto particolare come quello di Suita Carrano, benvenuta. Salve. Allora, è particolare per molti motivi. Il primo che riesco a individuare è il fatto che lei si occupi in questo momento di fare incoming per questo tipo di attività da due paesi che non potrebbero essere più lontani, sia geograficamente che per tradizione. Uno nel profondo nord, la Lituania, e l'altro è una nazione che è una delle economie emergenti, cioè l'India. Sì. Tu lo fai da moltissimo tempo, mi stavi raccontando. Sì, come sei finita in queste due situazioni, India e Lituania? In un modo molto semplice. L'India ce l'ho sempre avuta nel cuore, perché era il sogno da bambina di andare in India, finché il Ministero del Turismo cominciò a spammarmi di immagini del Kerala. Mi invitarono a un farm tour in Kerala, io non potei andare perché era il 2000, e per motivi personali non potei andare. Poi nel 2006, per riprendermi da uno shock molto forte, ossia la perdita di mia madre, decido di partire per l'India e faccio 15 giorni meravigliosi sulla Gange. No, sui backwater. Ah, okay. Che era là. E lì poi ho capito che era una nazione con la quale volevo lavorare. E alla fine sei riuscita a coronare questo sogno? Sì, sono riuscita a coronare, abbiamo difficoltà naturalmente per i visti, però nel frattempo mi sono fatto una cultura sui matrimoni, ho messo nel mio team un wedding planner indiano residente in Italia, che quindi mi dà anche tutto il supporto per le cerimonie, e stiamo lavorando tantissimo su una promozione specifica. Infatti settimana scorsa è stato da noi un food blogger che si chiama Karan, ha miliardi di followers, l'abbiamo ospitato in Italia con l'ambasciata italiana naturalmente, e ha visitato un po' tutte le regioni di spicco. Volevamo mandarlo in Abruzzo, ti dico la verità, non siamo riusciti per questioni di tempo. Sarà per il prossimo Destination Wedding Abruzzo. Ma io spero di portarlo prima, comunque. Naturalmente. Oh, ci hai detto dell'India in maniera così diffusa, e invece poi la Lituania. Cioè. La Lituania è una storia d'amore. Una ragazza mi contattò dalla Lituania, Olga si chiama, e lei aveva abitato a Napoli per qualche anno, 22 anni questa ragazza, aveva abitato a Napoli per un corso di ballo e ha deciso di sposare a Ravello. Quindi io lavoro su Ravello, Costiera Amalfitana, cominciamo a stare in contatto, poi dopo 2 anni si sposa, dico: Olga, ma non viene nessun lituano a sposare in Italia, vuoi diventare la mia wedding planner? Quindi io le ho fatto il corso, perché io faccio anche il mentor, le ho fatto il corso, lei ha imparato veramente bene, abbiamo fatto 2 fiere in Lituania, Vilnius, uno il febbraio successivo, uno il febbraio dell'altro anno, e lei da quando ha iniziato 9 anni fa ha portato in Italia 140 matrimoni. Ecco, tra l'altro tu sei super veterana, mi raccontavi, perché è tantissimo tempo che hai cominciato, ma parliamo di metà anni 80. Sì, prima cerimonia che ho celebrato, simbolica, una coppia di americani anziani con una storia bellissima, perché i matrimoni sono storie bellissime, si erano conosciuti durante la guerra e poi si sono ritrovati, sono arrivati a Ravello, ci si celebra il matrimonio e l'ho celebrato. Volentieri. Poi da là, sì, volentieri, da là nel 95 ho aperto la mia prima agenzia, che nel frattempo ho avuto 2 bambini, quindi ho aperto la mia prima agenzia e, con un collega con il quale poi ho avuto dei problemi, e poi nel 2005 ho aperto Art & Culture, che è la mia agenzia attuale, ma nel frattempo ho fondato un'associazione internazionale di wedding planner, quindi attualmente IWPA ha 24 chapters e copriamo quasi tutto il mondo, e questi wedding planner, presidenti di sezione, sono quelli che portano poi i matrimoni in Italia.
Ok, quindi nessuno più di te in realtà potrebbe rispondere alla prossima domanda, perché sto per chiederti quali sono quindi le caratteristiche, quali sono le qualità indispensabili per riuscire in questo lavoro? Come wedding planner ci vuole una dose di pazienza infinita, perché la migliore sposa, la migliore ragazza diventa una brezilla se non la sai gestire. E ci vuole pazienza con gli invitati, ci vuole pazienza, questa è la prima domanda. Empatia e resilienza, possiamo sintetizzare così? Sì, diciamo così. E poi ci vogliono capacità organizzative notevoli, perché spesso, allora faccio una premessa che forse non c'entra niente, tutte le wedding planner si propongono come luxury wedding planners. Il concetto di lusso è immenso. Lusso non significa soldi. Tante volte queste spose vengono con dei budget veramente risicati, e se tu fai luxury wedding planning, come fai a fare un matrimonio a budget? Quindi si deve avere una buona capacità di gestire economicamente il matrimonio, di fare il meglio possibile col budget a disposizione. Con il budget spesso risicato, se abbiamo le capacità noi riusciamo. Perfetto, volevo ringraziare allora la suite a Carrano, grazie per essere stata con noi. È stato un piacere. E buon lavoro. Io posso dire l'ultima cosa? Certo che sì. Io ho l'Abruzzo nel cuore, perché i miei figli sono mezzi abruzzesi, e questa occasione di venire in Abruzzo io l'ho sposata veramente con piacere, perché è una delle regioni che nessuno conosce, nemmeno io la conosco, quindi questa occasione è veramente venuta al momento giusto. L'hai colta al volo. Quindi grazie per avermi invitato. Grazie a te per essere con noi, e di nuovo buon lavoro. Grazie.